Calano le morti sul lavoro in Italia. Secondo l'INAIL nel 2007 si sono verificati 15.000 infortuni in meno rispetto all'anno precedente, ma il dato non è omogeneo su tutto il territorio. In Sicilia sono aumentati di oltre il 4%. Sentiamo Costanza Miriana. Informare, prevenire, diffondere cultura. È questo l'unico modo per combattere gli infortuni sul lavoro. I numeri forniti oggi dall'INAIL parlano di un calo dell'1,7% rispetto al 2006, ma fanno sempre registrare cifre da bollettino di guerra. Si stima che il dato definitivo del 2007 sarà di 1.210 vittime, comunque meno degli oltre 1.300 del 2006. Con piccole variazioni annuali, piccole ma pur sempre molte vite umane, rimane comunque negli ultimi anni un bilancio tragico di circa 1.200 morti che non riesce a scendere, quasi 4 persone al giorno che perdono la vita mentre cercano di guadagnarsi il pane. Un dato che è nella media degli altri paesi dell'area dell'euro, sottolinea il ministro Sacconi, che ha annunciato l'investimento di una mole consistente di risorse nella formazione di lavoratori e aziende. Noi abbiamo parlato di un piano straordinario proprio con lo scopo di dare massa critica a questo forte intervento volto a rafforzare la conoscenza nei lavoratori italiani, nelle imprese italiane, di tutti gli elementi che concorrono a dare più sicurezza al lavoro. Intanto però c'è chi il lavoro rischia di perderlo, come alcuni dei 300 ingegneri ricercatori della Ericsson, che ha deciso di chiudere il polo di Roma e di trasferire i lavoratori in altre città. Chi non accetta va a casa. I più fortunati sono quelli che hanno trovato un altro lavoro, pochi in realtà, perché il mercato purtroppo col passare degli anni è sempre peggiore.